Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuti a questo webinar organizzato da Agid e Formez nell'ambito del progetto Italia Login. Aspettiamo qualche secondo che i vari partecipanti entrino nell'aula e così iniziamo con una breve così, introduzione e descrizione dell'incontro che abbiamo messo in programma oggi. Oggi parliamo di una particolare tipologia di dati aperti ed in particolare dei dati dinamici provenienti da sensori o da Internet of Things. Sappiamo che è una particolare tipologia di dati che sono anche oggetto di una rivisitazione normativa da parte prima dall'Unione Europea attraverso appunto diciamo, la nuova direttiva 1024 del 2019 e dal relativo recepimento italiano che ha diciamo, generato la necessità di definire le nuove linee guida in tema di open data. E in particolare, appunto, in questo incontro vogliamo fare un approfondimento sugli standard, sulle varie, diciamo, fare una fotografia dello stato dell'arte, su questa specifica, tipologia dei dati. Io rubo veramente pochissimi secondi, giusto introduttivi, per raccontarvi l'agenda, insomma, che abbiamo pensato questa mattina. Dopo una breve introduzione di Antonio Rotondo dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che ci dà un po' il quadro, il framework di riferimento sia per i dati territoriali che per i dati, diciamo, in senso più ampio, aperti, oggetto della nuova disciplina della direttiva, andremo ad analizzare, ad illustrare, diciamo, un primo standard che si sta affermando in questo ambito, che è quello del Sensor Things API, proposto e pubblicato dall'Open Geospatial Consortium. Successivamente avremo un'esperienza pratica diretta del Comune di Ferrara sui dati ambientali relativi alla mobilità, supportati da Dedanext, che ci racconta un po' il panorama delle soluzioni open source per l'interoperabilità dei dati dinamici. Ci prenderemo poi qualche minuto per una breve sessione di domande e risposte e poi concluderemo alle 13:30 il nostro appuntamento. Ricordo a tutti che il materiale che verrà presentato e la registrazione video sarà pubblicata in questa stessa pagina del webinar su Eventi PA, attraverso la quale vi siete registrati, e che quindi nel primo pomeriggio, appena disponibile tutto il materiale, i colleghi che seguono la piattaforma provvederanno a pubblicarlo. Penso di aver detto tutto, non rubo altro tempo ad Antonio per la sua introduzione, al quale chiedo di aprire la webcam e il microfono. Cerchiamo di rispettare i tempi, così manterremo qualche minuto per una discussione, per qualche, insomma, spunto e particolare riflessione che emergerà durante le presentazioni. Grazie. Grazie Antonio, a te la parola. A Grazie dopo. Ugo e buongiorno a tutti. Il mio, come anticipava Ugo, è solo un intervento introduttivo giusto per dare qualche elemento di contesto al tema che poi in maniera più operativa sarà affrontato nelle tre presentazioni che seguiranno. Qualche partecipante saprà, noi in questo ultimo anno abbiamo organizzato diversi cicli di webinar in cui abbiamo illustrato e presentato il lavoro fatto intorno alle linee guida Open Data che sono in corso di finalizzazione e che nelle prossime settimane potranno essere adottate. Siamo praticamente all'ultima fase, che è quella della valutazione del garante per la protezione dei dati personali. Linee guida che si collegano a una normativa più ampia europea che è rappresentata dalla direttiva Open Data emanata e pubblicata nel 2019 e recepita in Italia alla fine del 2021.
Una delle novità di quest'ultima norma relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico è proprio l'identificazione di alcune tipologie di dati che hanno un potenziale economico e sociale molto rilevante. Queste tipologie di dati sono appunto i dati dinamici, ma poi vengono identificati anche i dati che vengono chiamati proprio di elevato valore. E poi c'è comunque un riferimento anche a tutto l'ambito dei dati territoriali. Ovviamente, se parliamo di dati aperti, dobbiamo sempre fare riferimento ai requisiti comuni che sono insiti nella definizione di dati aperti, quindi dati leggibili meccanicamente, che utilizzano formato aperto, accessibili sul web, che sono disponibili gratuitamente o al massimo con costi marginali, a cui è applicata comunque una licenza. Ovviamente anch'essa aperta, disponibile in formato digitale che limiti le condizioni applicate dato al massimo, come si sa, può essere consentita l'attribuzione della titolarità e poi siano provvisti ovviamente dei metadati. Quindi questi requisiti comuni, che sono requisiti comuni a tutte le tipologie di dati, ovviamente vanno seguite nel caso quando parliamo di dati aperti. Poi, come dicevo, una tipologia specifica su cui ci concentreremo oggi in questo webinar è quella dei dati dinamici, che da definizione della direttiva sono quei dati che sono soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale. La direttiva stessa dà degli esempi di alcuni di questi dati, che sono quelli generati da sensori che vedremo anche oggi, relativi al traffico, collegati relativi e così via. Quali sono i requisiti previsti per queste tipologie di dati? Sono quei due requisiti, oltre ovviamente ai requisiti generali che dicevo prima, validi per tutte le tipologie di dati, nello specifico i requisiti per questa tipologia di dati sono: uno, che devono essere resi disponibili obbligatoriamente, in questo caso attraverso API, e quindi vedremo. Proprio le presentazioni che seguiranno faranno una panoramica sullo standard, su uno degli standard che può essere utilizzato per l'API e poi vedremo anche casi e buone pratiche proprio sull'utilizzo di API per rendere disponibili questi tipi di dati. E poi l'altro requisito è che ovviamente trattandosi di dati dinamici che quindi sono aggiornati frequentemente devono essere resi disponibili immediatamente dopo la raccolta, proprio perché altrimenti se vengono resi disponibili dopo un po' di tempo perderebbero tutto il potenziale informativo, l'eventuale impatto economico e sociale che avrebbe invece una pubblicazione immediata dopo la raccolta. Chiaramente, poi oltre alle API, la raccomandazione derivante sempre da direttive e da norme nazionali è quella di rendere disponibili questi dati attraverso download in blocco. L'altra tipologia di dati che identificate nella direttiva e che trattiamo comunque nelle linee guida sono le serie di dati di elevato valore, che sono relative a sei categorie identificate nella direttiva stessa, che vedete indicate nella slide, sono chiamati di elevato valore proprio perché sono tipologie di dati che possono, la cui apertura può indurre e può produrre benefici per società, ambiente, economia, quindi creazione di servizi, ma anche posti di lavoro e così via. Sulla base di queste sei categorie, proprio recentemente, all'inizio di questo anno, è stato adottato un regolamento europeo, che è il regolamento 2023-138, che individua per ciascuna di queste categorie quali sono i dataset, che è necessario ed è obbligatorio aprire e rendere disponibili per il riutilizzo da parte di tutti gli utenti, anche a fini, commerciali. Anche in questo caso, i requisiti, specifici per queste tipologie di dati includono la disponibilità di questi dati attraverso API e poi richiama, diciamo, la caratteristica generale dei dati aperti, però viene comunque rimarcata per queste tipologie di dati e che debbono essere resi disponibili gratuitamente con alcune eccezioni.
Qui vedete praticamente le sei categorie identificate dalla direttiva e alcune tipologie di dati, perché poi dove ci sono i puntini significa che i dataset sono di più, quindi sono ulteriori, ci sono ulteriori dataset relativi a quella categoria. E come vedete, abbiamo evidenziato che per la categoria di dati relativi all'osservazione della Terra e all'ambiente c'è anche, per esempio, la qualità dell'aria, così come per i dati relativi alla mobilità ci sono le reti di trasporto e così via. Tutte tipologie di dati che vedremo poi praticamente nelle presentazioni che seguiranno. E poi c'è l'altra categoria di dati, che sono i dati territoriali, cioè caratterizzati da una georeferenziazione. In questo caso, ovviamente, non ci sono indicazioni specifiche nella normativa relativa agli open data, ma si richiama chiaramente tutto il framework di interoperabilità che è stato costruito attraverso e a seguito della direttiva Espire e dei regolamenti che ne sono seguiti e delle linee guida tecniche che sono state definite nell'ambito di quel framework. In questo caso, siccome la direttiva Espire prevede dei servizi di rete specifici, di visualizzazione, di download, di trasformazione, allora quei servizi di rete sviluppati nell'ambito di Inspire ovviamente sono equiparati e sono considerati anch'essi API. Perché ho citato queste tre tipologie di dati, dati dinamici, dati di elevato valore e dati territoriali? Perché, come vedremo, c'è una sovrapposizione delle caratteristiche, diciamo così, nei casi concreti che vedremo nelle presentazioni che seguiranno, ovviamente a partire dall'illustrazione dello standard che Ugo citava, Sensor Things di OGC. Quindi c'è una sovrapposizione di queste caratteristiche e quindi queste regole, questi requisiti che sono stati definiti per queste tre tipologie di dati ovviamente sono da seguire per quei dati che sono contemporaneamente dati dinamici, dati di elevato valore e dati territoriali. Nelle linee guida, giusto per richiamare ulteriormente il tema che seguiremo nelle presentazioni successive, per ogni paragrafo c'è anche una sezione in cui vengono indicate delle risorse utili che consentono di approfondire, per esempio, standard, documentazione tecnica, altre linee guida magari emanate dalle amministrazioni. Per i dati dinamici, ovviamente, noi facciamo, nelle linee guida, facciamo riferimento allo standard che poi ci presenterà Francesca Noardo nella prima presentazione che seguirà, e facciamo anche riferimento, proprio perché in alcuni casi si tratta di dati territoriali, alla cosiddetta buona pratica di Inspire, che identifica lo standard OGC Sensor Things API come un servizio di download di Inspire, e quindi come servizio di download di Inspire, come dicevo prima, sono ovviamente API, e quindi se si seguono le indicazioni che vengono date nell'ambito anche delle regole Inspire, ovviamente si è già in linea con le indicazioni relative alla direttiva Inspire, scusate, e alle linee guida che derivano, diciamo, dal recepimento italiano della direttiva Open Data. Con questo ho chiuso, mi sembra di essere rimasto perfettamente nei tempi, vi ringrazio. Perfetto Antonio, grazie. 10 minuti spaccati. Grazie di questa introduzione che, insomma, ovviamente ci serviva per inquadrare, no, questa tipologia specifica dei dati e le diverse normative che eventualmente vanno applicate, appunto, nell'ottica no, della pubblicazione, del riutilizzo, ovviamente, dei dati. È importante sottolineare che, appunto, diciamo, le due normative sono comunque, no, compliant e allineate l'una con l'altra da questo punto di vista. Iniziamo quindi con la presentazione di, appunto, Francesca Noardo, alla quale chiedo di aprire la webcam. Ecco, vediamo al momento soltanto un blu, ma insomma, confidiamo che arrivi un video. Ecco quanto prima. Grazie Francesca, che appunto ci presenta, diciamo, caratteristiche, aspetti
peculiari di questo standard che appunto il consorzio ha appena ha pubblicato. Grazie Francesca, a te la parola, 20 minuti e a più tardi. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, io sono Francesca Noardo e lavoro nell'Open Geospatial Consortium e introdurrò oggi questo standard Sensor Things API. Ok, quindi partiamo dalla presentazione dell'Open Geospatial Consortium. Per chi non lo conoscesse, è un'organizzazione no profit internazionale per la standardizzazione dei dati geospaziali, quindi che si ha il suo focus sui dati geolocalizzati e con una dimensione spaziale di qualche tipo. Queste che vedete, questo schema è la sintesi un po' di tutti i vari tipi di standard che sono pubblicati e sviluppati all'interno dell'Open Geospatial Consortium. E con l'intenzione di rendere i dati geografici il più possibile fair, quindi conformi ai principi di findability, accessibility, interoperability e reusability, quindi non solo open, ma anche, appunto, mi dicono che si vede male la slide, quindi sì, proviamo a rimetterla. Grazie. Quindi nel frattempo continuo a raccontarvi i principi FAIR. Quindi i dati non devono solo essere aperti, però devono essere anche facilmente trovabili, quindi rintracciabili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili. Per questo tutti questi standard sono sviluppati e qua nella parte di sensori possiamo trovare uno dei tanti Sensor Things. Inoltre, l'Open Geospatial Consortium non è solo sviluppo di standard, ma questo sviluppo di standard avviene attraverso una community. E tramite questa community si diventa anche un po' un luogo, una piattaforma di scambio di esperienze e un modo per migliorare gli standard che si sviluppano, le soluzioni, le best practice, quindi per cercare di arrivare a delle soluzioni più possibili, facili da implementare, utilizzabili e soprattutto efficaci. Possiamo anche vedere quest'anima di innovation, quindi di ricerca, e qui avete questi due riferimenti ai progetti su data spaces per il Green Deal, quindi per la transizione ecologica, diciamo, e nell'ambito dei quali lo standard Sensor Things verrà utilizzato, sviluppato, applicato, quindi se volete seguirli probabilmente nei prossimi 3 anni un po' la durata di questi due progetti verranno pubblicati e proposte altre soluzioni e utilizzi relativi alla gestione dei dati dinamici e da sensore. Per spiegare Sensor Things partirei velocemente da Internet of Things, quindi Internet of Things è questa estensione di Internet che permette di connettere cose diverse tramite internet, cose che possono essere ovviamente sensori, così come persone, oggetti e così via. E abbiamo questi IoT, quindi Internet of Things Devices, quindi dispositivi, come possono essere appunto i sensori, può essere la TV, può essere il termometro e così, eccetera, telecamere, che vengono connessi tra di loro attraverso il web per poter rilevare e comunicare i dati per i diversi casi d'uso, quindi analisi, supporto alle decisioni e così via. Quindi in questo frangente diventa utile uno standard per la comunicazione tra questi dispositivi e
Presentiamo quindi lo standard Sensor Things API sviluppato dall'OGC. Per questo Internet of Things ci sono quindi questi diversi dispositivi e attualmente, fino a poco tempo fa, comunque gran parte di questi dispositivi erano proprietari, quindi utilizzavano software. Interfacce sviluppate dagli stessi costruttori dello sensore stesso o da software che comunque avevano una dimensione proprietaria. Questo cosa voleva dire? Che ogni volta che serviva una nuova connessione era necessario sviluppare nuove API e nuovi meccanismi di comunicazione, richiedendo investimenti significativi e dei tempi anche di sviluppo che andavano a influire sia sull'investimento, sia a volte sulla qualità e sull'efficacia della trasmissione dei dati. Quindi, invece, utilizzando uno standard aperto, si va a facilitare la proliferazione di nuovi servizi con spese generalmente inferiori, si riducono rischi e sicuramente tempi e costi di produzione e di connessione, di interoperabilità di questi sensori. E si semplificano anche le connessioni, facilitando anche, ad esempio, la trasmissione dei dati. Lo standard SensorThings, perciò, viene sviluppato. Si compone di queste due funzionalità principali, quindi la prima è la sensing part, quindi il modo per gestire, recuperare, trasmettere dati e metadati, quindi le osservazioni e le relative informazioni sul sensore, sui dati, tra sistemi e sensori eterogenei, e la tasking part, che è invece un modo per parametrizzare i dispositivi, quindi per mandare istruzioni a questi dispositivi. Attualmente la tasking part è ancora come future work, il futuro è un po' incerto. Mentre la sensing part è quella che andremo a vedere oggi e che invece vede già diverse implementazioni. Questo è il modello di dati che segue questo standard, quindi lo schema che propone per strutturare le informazioni contenute in questi scambi. Vediamo le entità, quindi gli oggetti rappresentati con i relativi attributi e le relazioni che intercorrono tra di loro. E andiamo a vedere più nel dettaglio esattamente che cosa significhino. Quindi, per esempio, per capirci meglio, consideriamo l'esempio di un drone che fotografa un rilievo lungo un percorso per ricostruire il modello digitale del terreno, quindi il modello delle altezze di un terreno, di un rilievo. Thing è la cosa, quindi l'oggetto del mondo fisico che è identificato e può essere identificato, quindi ha un ID digitale, ed è integrato nelle reti di comunicazione ed è il luogo in cui si trova il sensore, quindi può essere un drone, può essere una stanza, può essere una piattaforma di sensori. Abbiamo location, quindi la posizione di questa piattaforma. Quindi l'ultima posizione nota, abbiamo historical location che invece archivia registra tutte le posizioni di un oggetto anche in movimento, quindi sia le posizioni passate che poi che quella attuale e permette di ricostruire tutto il percorso eventuale di un oggetto anche in movimento e non solo un sensore, un oggetto statico. Abbiamo poi il sensore, quindi nel nostro esempio è la fotocamera, la camera montata sul drone, quindi lo strumento che rileva e misura la proprietà che andiamo a misurare, a voler rappresentare ad analizzare. E questo fornisce il data stream, quindi il flusso di dati. In questo caso il flusso di dati è l'insieme di tutte le fotografie prese durante il percorso del drone.
Questo flusso di dati si compone delle singole osservazioni, quindi ogni singola fotografia. La fotografia, quindi l'osservazione, è relativa a una feature of interest, quindi a un oggetto osservato, in questo caso il rilievo. Il rilievo che io vado a fotografare, ok? Quindi se fosse invece il caso di una temperatura, la feature of interest potrebbe essere lo spazio all'interno di una stanza, se stiamo guardando un termostato e così via. Mentre invece l'observed property è proprio il valore, il parametro che si va a misurare, quindi l'altezza in questo caso. C'è poi un'estensione già di SensorThings API per permettere questo multi-data stream. Multi-data stream vuol dire che è possibile trasmettere allo stesso tempo non solo un valore, quindi ad esempio l'altezza e l'immagine RGB che io prendo con il mio drone, ma più di un valore, quindi ad esempio io posso trasmettere l'immagine RGB e l'immagine iperspettrale, ho due tipi di parametro che vado a trasmettere col mio unico stream di dati. È possibile programmare queste API con i diversi comandi che vedete qui, quindi si possono specificare il numero massimo di oggetti da trasmettere, si può impostare qual è il valore da cui partire per trasmettere gli oggetti, quindi non so se i primi 100 valori sappiamo che sono delle prove, si può partire da quello dopo. Il numero si può ottenere il numero totale di oggetti, ordinarli, selezionare una parte dei dati specifica e così via. Molto di recente, quindi a febbraio, è stata chiusa la richiesta di commenti su un ulteriore standard, su un'ulteriore estensione dello standard, scusate, che è questo SCI Plus. Quindi un'estensione per facilitare l'utilizzo di SensorThings per citizen science, che vuol dire che tutta una serie di entità sono state aggiunte anche per considerare le questioni di sicurezza, di privacy e di gestione di dati di un certo tipo, come quelli che possono derivare dalla citizen science. Se siete interessati, potete andare a vedere sul sito dell'OGC e avere maggiori dettagli. Quindi, per concludere, questo SensorThings API permette di utilizzare uno standard aperto in modo molto accessibile e flessibile, per questo sta avendo un grande successo nelle implementazioni, perché è un modello di dati flessibile, perciò prima di tutto può essere utilizzato per diversi casi d'uso. Quindi per i sensori, quindi sicuramente per rappresentare i dati da sensore, ma anche per altri casi, ad esempio se consideriamo sensori gli esseri umani, cosa che è possibile all'interno del modello SensorThings, i dati restituiti da un operatore appunto umano, che possono essere relativi a diversi oggetti, dati reperibili possono essere comunque gestiti e trasmessi attraverso lo standard SensorThings, quindi questo modello molto flessibile. È una tecnologia open, è basata anche su un'implementazione JSON, quindi di facile interoperabilità e implementabilità, quindi diverse implementazioni sono sviluppate e in via di sviluppo. È uno standard internazionale, quindi essendo OGC un consorzio internazionale molto intersettoriale, lo standard sviluppato è basato su un ampio consenso ha quindi un maggiore potenziale di diventare una soluzione molto adottata e riconosciuta. È leggero ed estensibile, quindi ad esempio, permette di trasmettere i dati in modo separato rispetto ai metadati, quindi non è necessario che
lo stream di dati contenga sia il metadato, quindi l'informazione sui dati raccolti sul sensore insieme al dato stesso, ma posso scegliere se e come gestire le due parti in modo indipendente, quindi anche la possibilità di avere una trasmissione di dati più agile, più leggera, che non necessita di risorse computazionali troppo ingenti. È costruito sia sul modello di osservazione ISO, sia sui moderni meccanismi di scambio dati, quindi utilizza delle API, utilizza una codifica JSON ed è conforme anche agli standard precedenti sull'osservazione, sulle misure e sugli standard ISO che sono alla base di molte delle normative anche nazionali moderne. Quindi questo sicuramente facilita e permette una maggiore implementazione, poiché essendo già conforme, non sono necessarie ulteriori adattamenti. Supporta diversi livelli di dettaglio e misure di qualità diverse, quindi, come abbiamo già detto, permette di scambiare diversi tipi di dato indipendentemente dalla loro qualità e dal loro livello di dettaglio. E con questo è tutto e grazie per la vostra attenzione. Grazie, grazie Francesca. Abbiamo in chat ricevuto una domanda, ma come dire, la proporrei al termine degli altri interventi, così possiamo anche sentire come dire, i punti di vista dei colleghi. Però intanto magari ecco, se puoi farti un'idea nella chat, così possiamo un po' approfondire questo tema della privacy, che è un tema insomma, importante e che, tra virgolette, spaventa giustamente molte amministrazioni. Sull'aspetto no, proprio della gestione del dato, però appunto qui parliamo di standard, quindi come dire, è una tematica leggermente differente, però magari appunto lo approfondiamo al termine degli interventi. Passerei la parola ora al Comune di Ferrara che ci racconta un po' la sua esperienza concreta di applicazione di questi standard a specifiche tipologie dei dati e un po' ci racconta la sua esperienza concreta nella gestione di iniziative di questa natura. Abbiamo Massimo Poletti, al quale passo la parola. Grazie. 20 minuti anche per te. Grazie, grazie dell'invito. Sono Massimo Poletti, dirigente del servizio Sistemi Informativi. A dire la verità, il nome completo del mio servizio è Sistemi Informativi, Digitalizzazione, Agenda Digitale e Città Intelligente. Quindi il fatto che ci sia la Smart City nel nome del mio servizio è indicativo dell'importanza di questo tipo di argomenti. E quando si dice Smart City, si dice per forza anche sensoristica e IoT. Dopo un momento così tecnico come quello che mi ha preceduto, io farò un intervento un pochino più, chiamiamo, gestionale. Vi farò vedere la storia, della sensoristica e dell'IoT nel comune di Ferrara, come si è sviluppata negli anni, anche per farvi vedere che queste cose di solito non si fanno in un colpo solo, ma c'è un percorso dietro e soprattutto bisogna cercare di avere una politica sulla gestione dei dati. Quello che vi farò vedere non ha lo scopo di essere un catalogo di cose fatte, ma una serie di buone idee da dare ai colleghi che ci stanno sentendo. Io per ogni esperienza che vi farò vedere ho cercato di mettere nella presentazione tutti i link per poi andare sui relativi siti per approfondire l'argomento. Io mi ero preparato una piccola introduzione che è stata in parte coperta dal collega Antonio, ovvero se partiamo dalle basi, dal piano triennale, intanto noi capiamo che la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico è un obiettivo strategico, perché il patrimonio informativo pubblico dobbiamo renderci conto che ha un valore. Sono poi andato a prendere un estratto dalla linea guida Open Data, che non so se è la bozza che dovrà uscire o meno. Comunque si legge, vedete in rosso, che c'è un valore economico. Poi la parola devono era veramente maiuscolo sulle linee guida. Quindi i dati hanno un valore e devono essere disponibili. Poi
Poi, per i dati dinamici, le serie di dati di elevato valore, i dati devono essere disponibili attraverso un'interfaccia per programmi applicativi API. Quindi si ribadisce come i dati hanno un valore, ma hanno un valore perché poi devono essere strategici per le scelte delle amministrazioni, ed essendo dati pubblici, sono valore pubblico, devono essere poi messi a disposizione. Qui riporto dei dati che ha già detto Antonio prima, ovvero che ci sono queste serie particolari di dati di elevato valore che poi trovano poi applicazioni nei campi soprattutto ambientali, della mobilità e del turismo. Allora, io comincerei con due parole sull'infrastruttura. Adesso noi siamo un comune di medie dimensioni e quindi per poter affrontare queste cose in maniera organica, abbiamo avuto bisogno di un'infrastruttura ben strutturata. Innanzitutto, negli ultimi anni, abbiamo proceduto con l'aggiornamento del nostro sistema informativo territoriale, quindi uno strumento per la gestione e l'elaborazione di dati, soprattutto georeferenziati, ma non solo. Anche perché è uno strumento che poi serve anche per l'elaborazione dei piani urbanistici del comune. Poi abbiamo implementato una piattaforma basata su SICAN, che è uno standard aperto per la gestione di repository open data. Da qui abbiamo realizzato il nuovo sito degli open data comunali, che prima era fatto in maniera, diciamo, abbastanza rudimentale, adesso è aggiornato con gli standard più recenti. E poi nel corso del 2023 realizzeremo un geoportale comunale, in modo da rendere disponibili ai cittadini tutti i dati che hanno una valenza anche geografica. Poi, sempre durante le attività degli ultimi anni, abbiamo installato una piattaforma per l'acquisizione di dati dinamici basata su Frost, che è un altro software open source che utilizza SensorThings API Server. La prima esperienza di cui ho trovato traccia, anche perché risale a un periodo in cui non ero ancora in comune, è questo qua, il progetto BICI. Per cui, cosa si faceva una volta? Sostanzialmente si facevano dei contratti con dei fornitori che raccoglievano dati, li memorizzavano sui loro server e poi li trasferivano mediante file transfer o addirittura posta elettronica per la successiva elaborazione in comune. Quando ha messo in produzione nel server Prost, ad esempio, i dati di questo progetto sono stati presi in carico dal sistema informativo territoriale e standardizzati. Questi qua sono i contabici, quindi sono dei sensori che rilevavano, perché ripeto il progetto è concluso, il passaggio di bici sulle piste ciclabili. Questo poi è un discorso che verrà ripreso più avanti con le nuove piste ciclabili. Un altro esempio di progetto svolto in passato, quindi diciamo con le vecchie tecnologie, è quello dei sensori di traffico. Anche in questo caso ci sono dei sensori, in questo caso sensori mobili, che vengono posizionati periodicamente in punti strategici della rete viaria comunale e acquisiscono dati che poi in maniera asincrona vengono trasferiti sui server comunali. Quindi questi sono i primi progetti in cui non c'era ancora una effettiva standardizzazione. Passiamo adesso a un progetto europeo, il progetto Slides, che è mirato al turismo, e all'interno di questo progetto sono stati posizionati alcuni sensori per il conteggio del passaggio delle persone. E questa è stata una sperimentazione con 5 sensori. Sostanzialmente, tramite l'assegnazione di un codice anonimo e temporaneo agli smartphone rilevati nei pressi dei sensori, veniva riconosciuto il passaggio delle persone. Poi questo codice permetteva di individuare gli spostamenti della persona all'interno della città, nei pressi degli altri sensori. Ripeto, essendo codici temporanei, valevano solo per quella giornata e non avevano alcuna implicazione privacy. Ecco, questo è il tipico caso in cui abbiamo iniziato con un trasferimento asincrono dei dati.
E poi in seguito sono state messe a punto delle API che in questo momento permettono il trasferimento dinamico dei dati dai sensori verso il nostro server Frost per la successiva elaborazione. Poi vediamo al progetto Airbreak, che è un progetto sull'ambiente, che è un grosso progetto sull'ambiente, che è partito nel 2021 e sarà in corso per i prossimi anni. Innanzitutto sono state installate alcune centraline che forniscono diversi parametri dell'aria e parametri climatici. Tramite queste centraline è stato elaborato un indice sintetico che dopo vi farò vedere. Poi è stata fatta un'interessante esperienza anche didattica e sono state assemblate, coinvolgendo anche alcune classi delle scuole superiori, 50 centraline low cost. Abbiamo proprio preso la componentistica, tra l'altro è stato un grosso problema perché era proprio il periodo dello shortage dei materiali, quindi non è stato facile trovare la componentistica. Queste centraline sono in corso di installazione, 20 sono state installate all'esterno di edifici scolastici e di associazioni. E anche qui i dati vengono acquisiti in maniera dinamica. Qui vi faccio rapidamente vedere questo indicatore, ma su questo poi il collega che segue ne parlerà meglio, mentre qua a destra vediamo i dati in tempo reale presi da una qualsiasi di queste centraline. Poi ci siamo sempre agganciati tramite API invece alle centraline messe a disposizione da ARPA Emilia-Romagna. Queste sono le centraline ufficiali su cui si basa l'amministrazione comunale per le ordinanze di limitazione del traffico. Altri dati interessanti per sempre lo studio della mobilità è lo sharing dei monopattini. Questa è la rappresentazione delle strade più percorse dai monopattini delle società Dot e Elbit. Questi sono monopattini denominati free floating perché sono quelli che possono essere prelevati e lasciati in qualsiasi punto del territorio comunale, quindi non sono legati a una stazione precisa di parcheggio, diciamo. I dati vengono raccolti via API e trasferiti sui nostri server. E questi sono dati molto interessanti, visto i problemi alla viabilità che danno i monopattini, rendono l'idea delle vie che sono più battute da questi mezzi. Altra cosa invece è la mobilità ciclabile. È stata utilizzata qua a Ferrara l'app Play and Go della Fondazione Bruno Kessler per il progetto Bike to Work, che è un'iniziativa per, diciamo, portare i lavoratori a usare una mobilità sostenibile per andare al lavoro. E è un'iniziativa ancora aperta, lì, poi se vi interessa c'è il link, e come vedete sono coinvolte 55 aziende, più di 500 dipendenti e quasi 25.000 viaggi sostenibili. La mobilità sostenibile poi verrà anche implementata, incentivata con la creazione di quattro smart hub per il caricamento di mezzi elettrici e con la creazione di una pista ciclabile alta tecnologia. In questi poi smart hub poi verranno installati tutta una serie di oggetti smart, quindi anche qui contapersone, videocamere, sensori per i parametri ambientali, eccetera. Ecco, se parliamo di smart, colgo l'occasione per farvi vedere una mappa parziale dell'infrastruttura smart cittadina. La città di Ferrara è stata cablata nel corso degli ultimi 10 anni dalla nostra società in-house Lepida con la creazione di una MAN abbastanza estesa. Questa MAN è anche in corso di ampliamento tramite un progetto che abbiamo in piedi con Eraluce. Il progetto prevede la sostituzione di tutti i corpi illuminanti, ma anche l'installazione in strada di armadi intelligenti che serviranno a ERA per gestire la sua rete di illuminazione, ma al comune per installare nuovi oggetti IoT e per connettere nuove sedi in banda ultralarga. Quindi diciamo che l'infrastruttura smart di Ferrara si sta molto ampliando, abbiamo tutta intenzione di utilizzarla nei prossimi anni. Per gli scopi che dicevo prima, quindi ambiente, mobilità e turismo.
Questo è un progetto che è partito nel 2022 e come scopo ha vedere i dati come fattore abilitanti per le politiche locali sul clima. Quando si sento parlare di data driven city, è proprio questo il punto. I dati devono essere il fulcro per prendere delle decisioni. Questo progetto prevede quattro città pilota europee che implementano degli specifici progetti locali. Il progetto locale di Ferrara riguarda l'analisi degli spazi verdi, la mitigazione delle isole di calore e delle conseguenze delle bombe d'acqua utilizzando l'IoT. Fra le altre cose, che ovviamente non sono solo IoT, interessanti, c'è un rilievo aerofotogrammetrico di una parte consistente del territorio comunale che permetterà di individuare tipo e qualità dei suoli e delle coperture. Installeremo nel 2024 una rete di nuovi pluviometri, quindi nuovi oggetti IoT. Verrà sviluppato un algoritmo software per la stima delle isole di calore, che quindi sfrutterà i dati del rilievo e i dati raccolti dai sensori IoT. Da questo seguirà l'identificazione delle priorità degli interventi per le isole di calore e per gli allagamenti e l'allineamento degli strumenti e i piani comunali. Ecco, uno degli output del progetto, proprio un output esplicito, è di pubblicare un numero consistente di dataset sul sito comunale degli Open Data. E come sapete, i siti open data comunali devono essere poi collegati in catena col sito regionale, nazionale, europeo. Un altro sviluppo interessante del progetto Usage è che in uno workshop che si è svolto qua a Ferrara, con diversi stakeholder del territorio, si è discussa la messa a punto di un accordo multilaterale per la creazione di un data space comune. Quindi il comune, l'ARPA, il consorzio bonifica possono raccogliere i dati di interesse comune in un unico dataspace per poi usarlo per le elaborazioni per mettere a punto le future politiche ambientali. Infine, altri due progetti che hanno il loro interesse. Lo Smart Tourist Destination è un breve progetto che è a cavallo fra gli anni 22 e 23. Come vedete in rosso, non c'è nessuna attività hard. È un progetto che ha come scopo implementare guide, tool e best practice per implementare soluzioni di turismo intelligente basate sulla gestione dei dati. Quindi il fatto che si faccia un progetto che come scopo ha evidenziare come i dati siano importantissimi per le politiche del turismo e poi produrre delle guide su come raccogliere e gestirli, secondo me è una cosa molto importante. Sono andato a una delle riunioni di partenza di questo progetto a Bruxelles, eravamo in 50 città europee e direi che di idee sull'argomento ce ne sono tantissime, quindi questo è un argomento che si svilupperà molto nei prossimi anni. Infine, un progetto al quale stiamo informalmente verificando se aderire, riguarda installare, sensori in luoghi al chiuso, perché a quanto pare tutti studiano l'inquinamento all'aperto, ma in pochi studiano l'inquinamento chiuso. Quindi anche questo è un progetto molto, molto interessante da portare avanti. Allora, per concludere, io volevo provare a buttare sul tavolo alcune parole chiave e alcuni concetti. Innanzitutto, per raccogliere dati di questo tipo ci vuole un'infrastruttura smart. Ma non importa che sia un'infrastruttura smart gigantesca, può essere anche una piccolissima infrastruttura smart, o addirittura uno potrebbe anche avere dei sensori che sono collegati al server di acquisizione dati tramite SIM. Quindi dal piccolo al grande un'infrastruttura smart ci vuole e su questa infrastruttura ovviamente ci devono essere poi i server di acquisizione. Utilizzo di standard ovviamente è la parola d'ordine, altrimenti ci troviamo come in passato a dover implementare dei web service specializzati per far parlare fra di loro gli applicativi. Ricordo che è in arrivo la piattaforma digitale nazionale dati, che sarà un ulteriore sviluppo per i concetti di interoperabilità. Poi è chiaro che ci vorrebbe un SIT o comunque uno strumento per la gestione dei dati geolocalizzati, anche piccolino, se gli scopi sono abbastanza ridotti. Altra cosa, il concetto di data space che sia magari esteso anche a altri stakeholder del territorio. Cerchiamo di
eliminare il più possibile i silos informativi che erano sì presenti dentro, ad esempio, il mio ente, ma sono anche presenti fra enti diversi dello stesso territorio. Poi, come elaborare questi dati? Finché i dati rimangono in un numero ragionevole, si possono elaborare con risorse proprie, ma rendiamoci conto che più dati si raccolgono, più ci avviciniamo al concetto di big data. Allora dobbiamo chiederci se magari servono delle risorse di supercalcolo per elaborare i dati. Pensiamo ad esempio ai gemelli digitali che adesso si cominciano a implementare per fare delle simulazioni su territori molto grandi. La Regione Emilia-Romagna, ad esempio, ha messo a disposizione il supercomputer Margherita ed ha aperto un bando per gli enti locali per poter utilizzare le sue risorse per un anno per progetti di questo tipo. Poi volevo anche sottolineare l'importanza dei cruscotti, cioè interfacce genere grafiche che servono per dare delle informazioni sintetiche prese da questi dati. Questo perché? Perché, ad esempio, se dobbiamo parlare con i nostri amministratori oppure dobbiamo far vedere dei risultati ai cittadini, noi dobbiamo parlare poi dobbiamo far vedere dei dati sintetici e che rendano subito evidente il loro valore. Quindi il concetto di sviluppare dei cruscotti è molto importante. Per quanto riguarda i dati, ricordandoci che i dati hanno un valore, mi raccomando, quando si fanno i contratti con i fornitori, definire bene di chi è la proprietà dei dati e come essi debbano essere fruibili in maniera dinamica, perché altrimenti si corre il rischio di avere qualche problema sul fatto dammi i dati, non darmi i dati, quando me li dai, eccetera. Altra cosa è il concetto di data analyst. Molto probabilmente, per interpretare grandi mole di dati c'è bisogno anche di una certa professionalità. Quindi, o al proprio interno, tramite società specializzate, se devo analizzare dati, per esempio in ambito turistico, avrò bisogno di una consulenza di un data analyst specializzato in campo turistico. Poi, vedevo prima nella chat che c'erano delle osservazioni sulla privacy. Ecco, consiglio finale. Cercare di fare in modo che la raccolta di dati e sensori non diventi una problematica GDPR, altrimenti nascono dei trattamenti e si scatenano una serie di azioni di adempimenti che è sempre complicato gestire. Mi spiego, se io metto una videocamera che ha come unico scopo registrare il passaggio delle persone, quindi è un contapersone, fare in modo che sia un modello di camera che non fa alcun tipo di memorizzazione di immagine, neanche in locale, altrimenti diventa un trattamento di videosorveglianza, per quanto piccolo possa essere. E quindi magari il vostro DPO vi dirà che bisogna fare la DPIA, bisogna fare tutto il resto. Ecco, quindi ho voluto dirvelo perché ve lo dico perché ci siamo passati anche noi in mezzo. Allora, in questa pagina di ringraziamenti finali vi do i miei riferimenti. Se qualche collega anche nei prossimi giorni ha dei dubbi, vuol contattarmi, lo può fare tranquillamente. Grazie a tutti. Grazie, grazie Massimo e grazie soprattutto per questa slide finale che in qualche modo ci fa la sintesi, no, dei principali punti di attenzione. In particolare questo sulla privacy, appunto, è arrivata poi una domanda, ma insomma, magari ne parliamo poi in chiusura di webinar un po' tutti quanti insieme cercando di vedere i rispettivi punti di vista, no? Su questo tema, che comunque è un tema critico, lo sappiamo essere uno dei punti, come dire, cruciali di questa tematica. Intanto, grazie per il tuo intervento. Passerei la parola ora a Dedanext, a Pier Giorgio Cipriano, che è appunto partner del Comune di Ferrara su alcuni progetti che hanno avuto appunto oggetto questa tipologia dei dati, al quale appunto chiedo di raccontarci un po' la loro esperienza e un po' darci il quadro anche di altre soluzioni di, no, di standard interoperabili su questo fronte. Grazie Pier Giorgio, a te la parola. Perfetto, grazie Ugo. In attesa diciamo, di avere l'abilitazione a condividere il mio schermo, perché appunto farò la presentazione condividendo lo schermo in modo da vedere degli esempi pratici e dinamici di accesso a dati da Sensor Things.
Mi presento, appunto, mi chiamo Pier Giorgio Cipriano e lavoro in Dedanext, dove mi occupo di progetti di innovazione. Scusate, ecco, dove mi occupo di progetti di innovazione legati all'uso di dati geografici. Chiedo conferma che si veda lo schermo, spero di sì. Sì, Pier Giorgio. Perfetto. Allora, negli ultimi anni abbiamo lavorato molto appunto sulla interoperabilità dei dati dinamici e come anticipato poco fa Massimo Poletti lo abbiamo fatto in diversi progetti di ricerca con l'obiettivo però poi di appunto applicare le soluzioni adottate in produzione in realtà appunto come Ferrara. Nel caso appunto di Ferrara lo abbiamo fatto a partire da progetti come questo, già citato da Massimo Poletti, ovvero il progetto Airbreak, progetto europeo finanziato dal programma EUIA. Stiamo proseguendo il percorso anche grazie al progetto Usage finanziato dal programma Horizon Europe, ma non in ultimo, all'interno dell'iniziativa del progetto Open Data Ferrara, che il comune di Ferrara appunto ha avviato lo scorso anno. Ora, in questa presentazione io vorrei toccare questi quattro punti chiave. L'idea è di chiudere appunto la presentazione con una piccola demo pratica che faccia vedere poi concretamente esempi di accesso a dati dinamici provenienti da endpoint SensorThings, tra cui quello del comune di Ferrara. Partiamo però prima dal contesto. Il contesto appunto è quello del progetto Airbreak, il cui tema è quello della qualità dell'aria, che sappiamo essere diciamo, di notevole importanza e avere un impatto quotidiano, soprattutto in determinati periodi dell'anno. Uno degli obiettivi che ci eravamo prefissi all'interno del progetto Airbreak, uno degli obiettivi iniziali era proprio quello di avere un modo di accesso a dati di qualità dell'aria interoperabile indipendentemente dalla loro fonte. Come sappiamo, appunto, il comune di Ferrara si trova in un'area, la pianura padana, che non è caratterizzata da una qualità dell'aria particolarmente ottima. Si trova al confine, di fatto, tra Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. E all'inizio appunto del progetto, insieme agli altri partner, quindi il Comune, Politecnico di Milano, Fondazione Bruno Kessler, ERA, eccetera, avevamo previsto di raccogliere i dati delle quattro, cioè delle tre regioni, in modo da permettere delle analisi e delle stime nell'ambito del progetto. I dati di ARPA Emilia Romagna avevano questa caratterizzazione, avevano questa caratteristica. Erano scaricabili, sono scaricabili tramite download massivo, limitato agli ultimi 60 giorni, per tutte le stazioni e tutti gli inquinanti, tramite API che ARPA Emilia Romagna mette a disposizione con il proprio portale Open Data basato su SICAN. I dati sono scaricabili in formato CSV con questa struttura, quindi con questa struttura di dati. Spostiamoci al Veneto. In Veneto i dati erano e sono scaricabili sempre tramite un download massivo, però si tratta in questo caso soltanto di medie annuali, quindi non dati orari o giornalieri come nel caso dell'Emilia-Romagna. Non risultano disponibili appunto delle API, delle interfacce API. I file sia in formato CSV che Excel hanno invece questa struttura, quindi diversa da quella dell'Emilia Romagna. Lombardia, situazione più o meno simile a quella dell'Emilia Romagna, quindi download massivo di tutti i dati, tutte le stazioni, tutti gli inquinanti, tramite API basate su Socrata, quindi l'applicazione utilizzata dal portale Open Data di Regione Lombardia, dati in formato CSV con struttura di nuovo diversa da Emilia-Romagna e Veneto. Per curiosità,
Abbiamo guardato anche i dati scaricabili da ARPA Piemonte e di nuovo, anche in questo caso, struttura e modalità di download diverse dai casi precedenti. Quindi, cosa abbiamo proposto al Comune di Ferrara? Abbiamo proposto di usare lo standard SensorThings per armonizzare, per rendere i dati da raccogliere appunto al proprio interno e da usare nell'ambito del progetto Airbreak, ma non solo, anche nell'ambito di attività istituzionali, realmente appunto omogenei e interoperabili, soprattutto gestiti in maniera efficiente. E questo l'abbiamo appunto fatto in considerazione, come vedevamo prima, del fatto che i dati dinamici, non soltanto quelli di qualità dell'aria, ma anche quelli di altre tematiche, arrivavano e arrivano da fonti diverse e normalmente sono messe a disposizione in modalità eterogenee non standard, più o meno elencate in questa parte a sinistra. La soluzione che abbiamo adottato è Frost, come ha già anticipato Massimo Poletti. Frost è un progetto open source gestito dal Fraunhofer Institute tedesco. E Frost è stato aggiunto alle componenti già esistenti nell'infrastruttura GIS del comune di Ferrara, che sono quelle raffigurate in questa slide, quindi GeoServer per la messa a disposizione di servizi di dati geografici, tra virgolette statici, SICAN per la parte di pubblicazione di dati open, GeoNext, che è l'applicazione web GIS utilizzata in particolare da utenti interni al comune, e QGIS, che è un noto, notissimo software GIS desktop open source, anch'esso utilizzato sia all'interno che all'esterno dell'amministrazione. Oltre a Frost, abbiamo proposto e abbiamo configurato Apache NiFi, che è una soluzione sempre open source, server side, che permette di configurare facilmente dei flussi di raccolta automatica di dati dinamici da fonti eterogenee, e impostare una serie di step, appunto, di raccolta, elaborazione e successiva condivisione. Ora, al momento, nel caso di Ferrara, il server del comune, il server Frost che espone l'API SensorThings, contiene informazioni dinamiche, dati dinamici relativi a questi temi, quindi non soltanto qualità dell'aria, che si dividono poi in dati ufficiali provenienti dalle agenzie regionali di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ma anche dati provenienti dalle centraline sperimentali installate nel progetto Airbreak. In entrambi i casi si tratta di dati near real time, con frequenza oraria. Poi abbiamo dati dalle spire fisse del monitoraggio del traffico regionale, quindi a scala regionale, oltre ai dati provenienti dai rilievi di traffico effettuate dal comune di Ferrara, in queste appunto 270 e più postazioni mobile, utilizzando postazioni radar. Ci sono 21 spire fisse con tabici. In realtà c'erano, cioè sono ancora fisicamente collocate, ma sono state dismesse nel corso degli anni. Questi dati, però, come serie temporali orari, sono disponibili, sono nella disponibilità del server Frost e quindi possono essere utilizzati e interrogati. E poi, come diceva prima Massimo Poletti, nell'ambito del progetto Slides sono stati installati 6 sensori per stimare la presenza di persone tramite verifica di connessioni Wi-Fi da smartphone o dispositivi mobile. Nel prossimo mese, in maggio, ci sarà un altro flusso sempre configurato con Apache NiFi per andare ad acquisire i dati delle centraline low cost di cui parlava prima Massimo Poletti. Ora, in questo modo, all'interno di un unico database che è basato su Postgres, quindi altra soluzione open source, è possibile gestire i dati dinamici di temi differenti usando questo modello dati, che era stato presentato da Francesca Noardo, quindi un modello dati standard, che non è l'unica cosa offerta dallo standard SensorThings, perché l'altra componente molto importante sono le
modalità per interagire, quindi le tipologie di richiesta e di risposta che avvengono tra il client e il server. Quindi in questo caso per effettuare richieste e accedere ai dati tramite delle API REST. Questo vuol dire che è possibile, per esempio, avere la lista di tutte le locations, cioè di tutte le posizioni geografiche presenti in un determinato territorio, quindi locations, posizioni geografiche, di cosa? Dei sensori, per la maggior parte sensori fissi installati sul territorio. Da questi si possono avere informazioni, diciamo metadati, meta informazioni delle things, cioè delle centraline fisiche presenti sul territorio. Di queste, altro step, avere per ogni things quelli che sono i flussi dati, cioè i data streams, ovvero i parametri misurati tramite sensori diversi, quindi tramite sensori per la misurazione di polveri sottili, per la misurazione di concentrazione di gas come l'ozono, oppure per il conteggio di veicoli o di biciclette, fino ad arrivare ai dati veri e propri, cioè quelli che lo standard Sensor Things chiama le observations, cioè i valori numerici osservati in un determinato momento. In questo momento può essere un'ora, una frazione d'ora, un giorno oppure un altro extente temporale. Ora vediamo qualche esempio diciamo, concreto di accesso a endpoint Sensor Things. Lo facciamo partendo dal comune di Ferrara, che può appunto già configurare tramite questa interfaccia utilizzata dagli amministratori del sito, sorgenti dati di tipo Sensor Things. E questo permette appunto a utenti interni all'amministrazione, tramite l'applicazione WebGIS GeoNext, di accedere alle, per esempio, a misurazioni di qualità dell'aria delle centraline sperimentali di cui parlavo prima, effettuare dei filtri temporali, quindi cambiare l'extent temporale da LAL, e vedere i dati rappresentati sia in forma tabellare che in forma grafica, come in questo caso. Ogni azione, quindi la richiesta del parametro, il filtro temporale, sono interazioni che il client fa nei confronti delle API Sensor Things esposte in questo caso dal comune di Ferrara. Questo sia per i dati di qualità dell'aria, ma anche per i dati relativi al traffico, o relativi al conteggio bici, quindi non soltanto al traffico veicolare, ma anche al passaggio di bici in determinati punti lungo le ciclabili del territorio. Quindi GeoNext come prima modalità, ma la stessa identica interfaccia e lo stesso tipo di interazione tra il client e il server lo abbiamo di fatto ribaltato e replicato anche in QGIS. In QGIS di fatto mancava una possibilità di accedere a dati dinamici, men che meno di accedere appunto ad API standard come quelle Sensor Things, e l'abbiamo fatto sviluppando un semplice plugin che è disponibile all'indirizzo che trovate in questa slide, un plugin che permette quindi di connettere QGIS a qualsiasi endpoint Sensor Things. E adesso vediamo un esempio pratico. Mi connetto in questo caso ad un endpoint molto interessante, quello esposto dal Fraunhofer Institute, che permette di consultare i dati sempre di qualità dell'aria di praticamente tutte le centraline ufficiali di monitoraggio della qualità dell'aria presenti sul territorio europeo. In questo caso ho scelto di caricare queste centraline divise per stato, quindi ogni stato corrisponde ad un layer che va ad aggiungersi nella TOC di QGIS. Adesso finirà l'elenco alfabetico. Una volta caricati questi layer, è possibile andare su una centralina a caso. In questo video che ho preparato ieri, questa centralina a caso, questa prima centralina era una centralina in Austria, interrogare
interrogare questa centralina per avere che cosa? In prima battuta i data stream, cioè l'elenco dei parametri misurati, monossido di azoto, biossido d'azoto, PM10, e finalmente vedere i dati del PM10 sia in forma tabellare che in forma grafica, come abbiamo visto prima, cambiare l'extent temporale e scaricarli in locale in formato CSV. Sempre richiamando, quindi il download è sempre legato ad un'azione verso l'API dell'endpoint SensorThings esposto dall'istituto Fraunhofer. Questi dati, per inciso, non l'ho detto prima, sono i dati provenienti dall'Agenzia Ambientale Europea, che a loro volta provengono dalle agenzie nazionali e a cascata appunto dalle agenzie regionali. Il download mi permette ovviamente di elaborare a piacimento i dati con un foglio di calcolo in locale. Sempre rimanendo sull'endpoint SensorThings del Fraunhofer Institute con dati dell'Agenzia Ambientale Europea, proviamo a spostarci su Ferrara e vediamo le due centraline gestite da ARPA Emilia Romagna. Ne interroghiamo una. In questo caso l'endpoint esposto dal Fraunhofer permette, oltre alle singole misurazioni, di mostrare anche quelli che lo standard chiama multi-data stream, quindi data stream complessi. Questo significa che per questo parametro che ho considerato, quindi il PM2,5, posso vedere e graficizzare i valori minimi, medi e massimi giornalieri di un certo intervallo temporale. Ovviamente poi posso anche andare a vedere delle misurazioni orarie, come in questo caso, nel caso del biossido d'azoto. Sono dati che vediamo appunto aggiornati con la data di ieri, semplicemente perché questo video è stato, diciamo, fatto ieri in preparazione di questo webinar. Ma i dati di alcune centraline, sia in Italia che in altri paesi, sono realmente near real time, perché in alcuni casi sono aggiornati a un'ora fa o a poche ore fa. Ecco, anche in questo caso, sto visualizzando per quella centralina l'andamento temporale di minimi, medi e massimi giornalieri. Cosa succede sul server del Comune di Ferrara? Quindi cambiamo endpoint, andiamo su Comune di Ferrara, l'endpoint è questo, iot.comune.fe.it, mi connetto, scelgo uno dei possibili layer, quello appunto delle centraline sperimentali del progetto Airbreak, identifico una stazione. Clicco su una stazione, quella denominata CUS Ferrara in questo caso, e tra la lista dei parametri scelgo per esempio, tanto per cambiare, la temperatura. Questa è una centralina che oltre a misurare la qualità dell'aria misura anche tre parametri climatici. Di nuovo vedo i dati sia in forma tabellare che grafica, sono dati che arrivano in stream dall'API SensorThings del Comune di Ferrara. E analogamente ai dati di qualità dell'aria posso fare la stessa cosa caricando per esempio dei dati riguardanti il conteggio di bici, quelli che vedevamo prima nell'interfaccia di GeoNext, sono dati che si riferiscono a una ventina di postazioni installate 10 anni fa dalla provincia di Ferrara su tutto il territorio provinciale, ne scelgo una, seleziono. Sono dati in questo caso che si fermano a fine 2018 perché le spire, come dicevo, hanno smesso di funzionare, non sono state più mantenute, appunto da fine 2018, ma c'è un'interessante serie temporale storica con dati orari di conteggio di bici in quel determinato punto lungo una strada, in questo caso, che collega la stazione ferroviaria, una pista ciclabile che collega la stazione ferroviaria con il centro storico. Un altro esempio, ultimo esempio, è quello del rilievo di traffico veicolare. E in questo caso, uno dei parametri interessanti rilevati tramite i sensori radar utilizzati dal Comune di Ferrara è la velocità media. Qua vediamo le medie orarie nei giorni di rilievo. Ecco. Chiudo con un'ultima cosa che ha anticipato prima sempre Massimo Poletti, e
che noi abbiamo cercato di intitolare l'umanizzazione dei dati dinamici. Perché questo termine? Perché all'interno di un workshop organizzato a fine 2021 con un po' di ferraresi provenienti sia da istituzioni, istituti superiori, università, docenti e studenti, ma anche tecnici di ARPA e Comune, abbiamo organizzato alcuni momenti. Il primo è stato un workshop fisico di cui vediamo appunto le fotografie, per cercare di fare cosa? Per cercare di capire come rappresentare senza necessariamente numeri, unità di misure, a volte non particolarmente semplici da capire, e grafici a volte complessi. Il tema della qualità dell'aria e quello che alla fine abbiamo realizzato, e cominciamo a vedere in questa modalità, questa pagina, il link di questa pagina è consultabile liberamente sia da smartphone che da applicazione, cioè che da web, da browser. È una rappresentazione semplificata di quello che è stato chiamato appunto indice sintetico di qualità dell'aria, un indice calcolato su 5 parametri e che viene mostrato in questo modo. Quindi, tramite una libreria JavaScript, mostriamo una serie di particelle svolazzanti, il cui numero, la dimensione varia a seconda dell'indice orario, quindi dell'indice dell'ultima ora. Dopodiché, proseguendo nella pagina, a metà pagina, è possibile andare nel dettaglio geografico sulla singola centralina e selezionando la centralina abbiamo la possibilità di vederne l'andamento dell'indice nelle ultime 24 ore. Quindi nelle ultime 24 ore rispetto all'ora considerata, quindi all'ultima ora disponibile. Questo è un indice sintetico calcolato su questi parametri, quindi varia di ora in ora a seconda dei valori di questi parametri. Nel fare questo, ovviamente, abbiamo guardato quello che viene fatto da anni dalle agenzie regionali in Italia, ma anche dalla stessa Agenzia Ambientale Europea e dall'Agenzia Ambientale Europea. Abbiamo diciamo, copiato sia a riferimento ad alcuni di questi parametri che le scale di range, che soprattutto la leggenda. Io ho concluso, spero di essere stato nei tempi, forse ho sforato di qualche secondo. Perfetto, no, perfetto Giorgio, sei stato perfettamente nei tempi. Anzi, a questo punto, visto che sei ovviamente ancora qui, ti sottoporrei subito una domanda che ci è arrivata dai partecipanti e Prego. a questo punto possiamo anche aprire questa breve sessione di domande e risposte, così anche con gli altri colleghi posso anche intervenire in proposito. Ti chiedevano se i sensori per la comunicazione utilizzano il protocollo HTTP. Possono utilizzare sia HTTP che MQTT, che è un altro protocollo utilizzato in ambito sensoristico, sì. Sì, Questa è una cosa appunto. proprio prevista a monte dallo standard. Sì, infatti è anche aggiunta poi una domanda a proposito di questo protocollo. Che dice proprio, soprattutto nelle applicazioni ambientali, si utilizza molto frequentemente l'MQTT, gestito per mezzo di broker. Nello standard OCG Sensor Things è stata prevista l'integrazione con questi sistemi, soprattutto per la componente dinamica a bassa latenza dei dati. Su questo non so se vuole Sì. rispondere Francesca o tu Pier Giorgio, come preferite per noi, diciamo. Forse citando OCG, chiederei a Francesca. Sì, allora lo standard prevede un'estensione per MQTT e ho visto che in chat è stato anche linkato il riferimento alle specifiche. Quindi la risposta è sì, non so se Giorgio vuole aggiungere qualche dettaglio più tecnico. Sì, nel caso di Ferrara, per esempio, credo che sia utilizzato operativamente in un nuovo contabici che il Comune, insieme all'Università di Ferrara, insieme all'Agenzia Mobilità Impianti, sta sperimentando. In questo caso si tratta di un contabici con telecamera e software di riconoscimento diciamo, di image detection, che non essendo collegato alla rete elettrica ha bisogno di consumare poco.
diciamo, viene alimentato da pannello fotovoltaico e la trasmissione avviene tramite protocollo MQTT. Sarebbe utile forse mettere il link che Pier Giorgio ci ha condiviso nella chat riservata, dove c'è effettivamente l'estensione MQTT dello standard. Magari lo copio io e lo metto nella chat. Un'ulteriore Grazie. domanda viene da Antonio Valente e chiede se è auspicabile a livello economico di spesa un utilizzo su larga scala di questo sistema a livello nazionale e internazionale, soprattutto nelle aree ad alta densità di inquinamento dell'aria. Quindi mi sembra accentuare un po' l'attenzione sulla parte, diciamo, economica più strettamente. Non so se vuoi rispondere tu, Pier Giorgio, forse. Ma io posso, diciamo, mi limito a dire una cosa, poi magari lascio la parola a Massimo Poletti. Lo standard SensorThings è uno standard aperto, quindi implementabile da chiunque. Esistono già alcune implementazioni software e quella che abbiamo visto oggi, Frost, è un'applicazione molto robusta, consolidata, portata avanti da anni dal Fraunhofer Institute. In Germania è utilizzata già operativamente in diverse città, essendo appunto basato su un progetto open source, ha a priori, diciamo, un costo di impianto relativamente basso, perché non si porta dietro costi di licenza. La cosa, diciamo, importante è la parte organizzativa, e su questo lascerei parlare Massimo Poletti, che prima aveva già anticipato un tema fondamentale, ovvero quello di prevedere nei contratti di gestione di servizi che prevedono l'utilizzo di e la raccolta di dati dinamici, fare in modo che gli enti pubblici, i comuni, ma non soltanto i comuni, siano in condizioni di ottenere dalle aziende che gestiscono questi servizi appunto anche questi dati dinamici. Sì, aggiungo, grazie Pier Giorgio, no, nella domanda a Massimo, proprio parlando di questa specifica problematica no, del trattamento dei dati, anche prendendo spunto dal suo intervento, come dire, la sua sensazione su questo tema, un po' anche della privacy, a questo punto approfitterei della tua esperienza per avere un po' così la tua opinione su questo aspetto, che appunto no, le amministrazioni. Era un'osservazione di Alessandro Bonaldi all'inizio del webinar, no? Che ricevono segnalazioni di fare attenzione alla privacy, quindi di non utilizzare Google Analytics, insomma, no? E quindi questo tema del trasferimento dei dati e della proprietà del dato rimane un tema ovviamente per le amministrazioni cruciali. Aggancerei a questa domanda, no? Qualche tua riflessione su questo Allora, aspetto. dico due parole sulla domanda precedente, cioè sulla spesa. Quello che ho potuto rilevare io è che bisogna cercare di utilizzare il più possibile dei progetti per avere dei fondi per sviluppare queste cose. Diciamo che, perlomeno nel nostro caso, sviluppare a spesa corrente tutti questi progetti sarebbe stato complicato. A spesa corrente, ovviamente, sviluppiamo il sito perché è uno strumento che serve assolutamente al comune come strumento urbanistico, però l'implementazione del SICAN, del Frost, eccetera, l'abbiamo fatto sfruttando progetti europei. Poi è chiaro che i progetti vanno gestiti, servono risorse, serve un buon fornitore, ovviamente, servono tutta una serie di cose, però bisogna fare anche un po' di scouting in giro per trovare i fondi, ecco, sostanzialmente. Per quanto riguarda la privacy, io devo rilevare che esistono dei contesti dove la privacy è sottovalutata, nel senso che c'è sempre il solito concetto per cui la privacy è un adempimento burocratico, al pari del responsabile della transizione digitale, insomma. Invece non è vero, sono tutte cose che devono essere opportunità, cioè la privacy dovrebbe essere un'opportunità all'interno di organizzazioni come la nostra. Poi, mettendo su dei progetti basati su sensori, bisogna un attimo capire che cosa stiamo facendo. Ecco, quindi è chiaro che se ho un sensore che
rileva temperatura, il problema non si pone, però come vi dicevo prima, se abbiamo un sensore dove c'è una videocamera che però fa conteggio, bisogna stabilire bene che le caratteristiche tecniche di quella camera. Se salta fuori che è una videocamera che potrebbe essere usata anche per scopi di sicurezza, allora secondo me la DPIA non ce la risparmia nessuno, anche se alla fine la conclusione della DPIA è che non è un trattamento, magari, ecco. Quindi io sottolineerei l'importanza di avere un privacy officer all'interno del proprio ente e se non lo si ha comunque di fare sempre riferimento al DPO, di modo che ci si levino subito i dubbi sui trattamenti, ecco, sui potenziali trattamenti. Grazie, grazie Massimo. Abbiamo un'altra domanda di Barbara Milani. Abbiamo ancora qualche minuto brevissimo, che chiede. Ci chiedevamo se era il caso di investire su rilevazioni ambientali che già altri enti fanno, vedi ARPA. Mi sembra di aver capito che l'integrazione dei dati rilevati da diversi enti migliora i servizi. Non sono un tecnico, ma anche solo dal punto di vista amministrativo, servono accordi con tali altri enti su questo. Il PDND dovrebbe Allora, aiutare? noi stiamo pensando due strade. Sì, Allora, la prima come. strada è stata quella del progetto Usage e quindi stiamo cercando di fare proprio degli accordi e delle intese con altri enti del territorio, anche stakeholder, a me piacerebbe che entrassero anche la Camera di Commercio, eccetera, per la creazione di un database. Nel momento in cui si mette tutto in un database, poi da lì si può partire per tutti i discorsi che si vogliono. Allora, la PDND è un oggetto che è partito adesso, c'è il bando PNRR al quale anche noi abbiamo aderito. Poco tempo fa avrei detto che è un oggetto misterioso, adesso diciamo che le nebbie si stanno un po' diradando. PDND, però, rendiamoci conto che è un oggetto che fa da intermediario, nel senso che gestisce poi i permessi di accesso, eccetera. Ecco, semplicemente è una chiusa nel mezzo di un canale, ecco, che decide quando si passa o no. Però il fatto che ci si occupi di interoperabilità dei Eh dati, certo. secondo me, è tanta roba, ecco, intanto. Posso integrare, Eh Ugo? certo, Sì, no, Antonio, volevo insomma, solo anche. integrare. Dici. Anzi, così ci fai anche la chiusura, la chiosa di questa bella No, poi discussione. magari chiederei io ho cercato di rispondere in chat anche sul fatto che OGC ovviamente non raccoglie dati perché un partecipante sollevava anche il problema che si aggiunge OGC a Google e agli altri che raccolgono dati fuori dall'Unione Europea, ma io ho già risposto che OGC raccoglie dati, fa solo standard, diciamo, per strutturare e pubblicare dati, però lo facciamo confermare poi da Francesca, diciamo. Su questo punto invece degli accordi tra enti, diciamo che l'approccio delle ultime modifiche del CAD è teso a superare questi accordi, nel senso, fino a qualche anno fa l'articolo 58 prevedeva che le amministrazioni facessero convenzioni per condividere i dati. Queste convenzioni servirono in maniera particolare proprio per definire anche le modalità tecniche di scambio dei dati. Adesso questa disposizione non c'è più, è stata abrogata dall'articolo 58, proprio perché, come diceva anche Massimo Poletti, è subentrata e subentrerà la PDND, cioè le amministrazioni, premesso che il principio generale è quello dell'articolo 50, tra pubbliche amministrazioni i dati devono essere scambiati per le attività istituzionali, per cui. Lì poi si solleva il fatto che alcune amministrazioni fanno pagare i dati a delle altre amministrazioni e così via. Vabbè. Premesso questo, quindi, che i dati tra pubbliche amministrazioni si scambiano per le attività istituzionali, la PDND supplisce, tra virgolette, proprio alle convenzioni che prima erano previste all'articolo 58, proprio perché nella PDND, se sono dati chiusi, quindi che non possono essere riutilizzati da tutti, ma solo da altre pubbliche amministrazioni,
Allora, l'ente che pubblica le proprie API, perché poi la PDND non è altro che un catalogo di API, il dato vero e proprio viene gestito ovviamente nell'infrastruttura dell'amministrazione che lo rende disponibile. Quindi l'amministrazione che è titolare di quel dato e che pubblica e registra le API nella PDND dichiara già quali sono i fruitori, quindi le altre amministrazioni i fruitori, fermo restando che poi si possono aggiungere altre amministrazioni. Quindi è come se si facesse, diciamo, nell'ambito delle PND quegli accordi che prima erano previsti tra singole e pubbliche amministrazioni. Ovviamente, se sono dati aperti, di cui stiamo anche parlando oggi, pubblico le mie API, ma non devo dichiarare chi può riutilizzarli, perché trattandosi di dati aperti, ovviamente sono riutilizzabili da chiunque, non solo da pubbliche amministrazioni, ma da tutti gli utenti. Poi, Francesca, magari ti lascerei solo la conferma su quello, insomma, se vuoi, sul Sì, ruolo di OGC, grazie. ecco. Sì, grazie, volentieri. Quindi è importante effettivamente capire che OGC non è un'azienda americana che tratta dati, ma un consorzio di membri, tra l'altro molti dei quali, forse quasi la maggior parte, o comunque con un buon equilibrio, sono europei e sono in Europa. E questo consorzio di membri non gestisce dati, ma definisce lo standard per poterli gestire. Quindi, e poi sta poi all'utilizzatore dello standard a rispettare tutte le normative in termini di GDPR, licenze, eccetera. Oltretutto, uno standard aperto permette anche di gestire i dati in modo esplicito è conosciuto, quindi questo a differenza di uno standard, di una tecnologia e un modello di dati proprietari, permette di togliere ogni ambiguità e di esplicitare tutte le modalità di trasmissione, eccetera. Oltretutto, con l'estensione SDA, Sensor Things API Plus, essendo pensata per Citizen Science, si permette anche di associare una licenza e una serie di informazioni che vanno maggiormente a regolare proprio anche il trattamento di dati attraverso lo standard. E tra l'altro è ancora più europeo in quanto è stato anche adottato ufficialmente da Inspire. Qui metto in chat il link che lo utilizza proprio come best practice per la gestione dei dati da sensore. E a scanso di ogni altro equivoco, se si cerca OGC server su Google, esce fuori il definition server di OGC, che però non è uno standard, un server di dati, ma è un server inteso a disambiguare ancora di più, a gestire le definizioni e i concetti che vanno poi a definire i dati, quindi l'ontologia che sta dietro e lavora ulteriormente per questi concetti, questi principi FAIR che devono proprio essere parte insieme ai data spaces, come si diceva anche nella chat, parte della soluzione a questa cattiva gestione dei dati e non il contrario. Ottimo, grazie, grazie Francesca. Io direi che abbiamo concluso il nostro tempo, è stato un webinar interessante, insomma, ricco di spunti e di veramente di elementi interessanti. Quindi io vi ringrazio, ringrazio a tutti. Ricordo che poi la registrazione video e i materiali presentati dai colleghi saranno pubblicati nella piattaforma al link del webinar. Quindi nel pomeriggio, appena disponibili, i colleghi caricheranno i documenti. E non mi rimane che salutarvi, ringraziarvi e alle prossime occasioni Grazie. di incontro, confronto su questi Grazie temi. mille. Grazie. Arrivederci. Buona giornata. Grazie, grazie, buona giornata a tutti e ai partecipanti. Grazie, a presto.